Siamo nel quartiere di Tor Vergata, situata tra Torrenova e Torre Gaia, nella periferia sud di Roma. Alla nostra sinistra gli edifici dell'Università Tor Vergata, sorta tra il 2007 e il 2010, è la seconda università di Roma. E qui l'UISP di Roma ha organizzato l'ultima tappa di Corri per il Verde, che è coincisa con la tappa conclusiva delle 14 disputate in tutta Italia di Correre Insieme, manifestazione di sport e solidarietà promossa da UISP e da Fondazione Vodafone. È una festa che continua dal 1972, noi abbiamo l'onore e l'onere di portarla avanti. Quest'anno è stata un'esperienza dedicata all'acqua che non c'è, in questo caso l'ultima tappa, perché quella che vedete dietro le mie spalle è una delle vele di Calatrava che doveva, diciamo, coprire la piscina più importante dei mondiali di nuoto del 2009. Quella idea è rimasta tale, l'opera non è mai stata terminata per i costi astronomici. Ora è abbandonata, si sta cercando di capire cosa si dovrà fare, ma quello è un pezzo di città che testimonia un'idea di sport non più sostenibile. Questo è l'orto botanico dell'Ateneo dell'Università di Roma Tor Vergata, è uno dei progetti di orto botanico nascenti in Europa ed sarà uno dei più grandi in Europa con un'estensione di circa 82 ettari. Corri per il Verde dura da 43 anni perché ha un basso impatto, perché rispetta l'ambiente, perché rispetta la dimensione umana dello sport. Ecco, noi abbiamo voluto portare l'ultima tappa di Corri proprio sotto questo simbolo per dire che esistono anche modi differenti di fare sport. È una modalità tradizionale che però ricongiunge il rapporto tra i ragazzi, tra le persone e alcuni spazi della nostra città che non possono essere dimenticati. Ho rubato con gli occhi qualche idea. E quest'anno, oltre a fare la prima edizione del Vivi Città a Frascati, faremo qualche cosa con le scuole, faremo qualcosa organizzato per i ragazzi, un continuo oppure un'edizione simile a Corri per il Verde. È Silvia che conclude la sua gara al primo posto. All'epoca manifestazioni pubbliche disturbate dall'UISP c'erano soprattutto quelle legate a Corri per il Verde, quando andavate ad occupare degli spazi che poi sarebbero stati destinati alla cosiddetta speculazione edilizia, al sacco di Roma. Certo, noi abbiamo cercato sempre di indicare quelle aree che comunque andavano protette, come l'area dell'Insugherata, come anche la Pineta Sacchetti, che era ancora dei marchesi Sacchetti, e quando andammo a fare le manifestazioni da Corsa a Pineta Sacchetti mandarono i bulldozer a demolire le piste che avevamo creato. E questa è stata una grossa cosa che noi facevamo, perché la gente soprattutto capiva che stava facendo una battaglia importante, non speculativa, anzi tutto il contrario. Grazie Iudi. Grazie a te.